ci uniamo. Cara Nicole, ti sto scrivendo questa lettera dal mio ufficio al Ministero della Sicurezza Nazionale Argentina, un luogo in cui ogni giorno è un'opportunità per costruire un paese migliore. Ma non è stato sempre così, e te lo dico venendo da un piccolo villaggio un po' lontano da questa meravigliosa città di Buenos Aires. Coronel Martínez de Hoz è il luogo che mi ha visto crescere e che ha forgiato i miei sogni. Parallelamente, non solo io, ma anche altre trans, donne trans in Argentina, cercavamo di sviluppare la nostra vita, raggiungere gli obiettivi e, perché no, soddisfare le nostre speranze. Tuttavia il paese, la regione e gran parte del mondo andavano ad altra velocità, non riuscendo a capire che semplicemente siamo persone con percezioni differenti di genere, che vogliamo vivere insieme e fare pressione in modo che tutti possiamo vivere meglio. In questi anni abbiamo vissuto situazioni difficili, realtà tristi che hanno lasciato cicatrici profonde, cicatrici che cerchiamo di guarire, e confido in Dio che sarà così. Non molto tempo fa questa realtà è stata in grado di prendere un andamento positivo e inclusivo. Buenos Aires è stata una delle prime città ad adottare politiche riparative d'avanguardia come la legge del matrimonio egualitario, la legge che permette che due persone dello stesso sesso possano unirsi in matrimonio. Successivamente, il paese ha seguito le sue orme e con l'aiuto delle opposizioni ha portato avanti la legge sull'identità di genere, che stabilisce in sostanza che una persona può autopercepire il proprio genere sulla base di ciò che sente e che questo deve essere rispettato come tale in tutto il territorio nazionale. Senza dubbio, questo è il risultato di molti anni di lotta, molte persone che hanno dato la loro vita affinché molti altri possano vivere dignitosamente e in pienezza con ciò che sentono o vogliono. Prima ho parlato del posto in cui sono nata e in parallelo di ciò che stava accadendo nella società rispetto alla comunità LGBT. Senza dubbio, per molti deve essere stato difficile e per alcuni altri continua a essere così, anche se il mio spirito è sempre stato quello di costruire, di pensare positivo, di spingere me stessa a realizzare il destino che ho scelto. So che non è facile, non dico che lo sia, non è stato facile per me, ma non lo è neanche la vita, e non per questo dobbiamo rinunciare a ciò che siamo. Condivido questo parere personale con te perché penso che sia arrivato il momento di contagiare con il nostro ottimismo e incoraggiare chi ci circonda a vivere meglio. Io dico sempre che Dio e la politica mi hanno salvato la vita e ora, dopo tutto questo tempo, ho gli strumenti per poter aiutare gli altri e, come ti dicevo prima, incoraggiarli a fare di più. Ci sono stati successi e fallimenti. Oggi costruiamo uno spazio che ospita la migliore politica del mondo, quella di essere liberi di dedicare le nostre vite alla nostra felicità. Molto c'è da fare, lo so, ma sono convinta che abbiamo fatto un grande passo. Tutto questo mi ha portato a essere riconosciuta idonea a occupare, per la prima volta nella storia, un'area di diversità e non discriminazione in materia di sicurezza, che è ciò che facciamo qui, sollecitare. Sollecitiamo le forze federali di sicurezza a professionalizzarsi, a gestire un ambiente che convive con questa nuova società, per rispettarla e farla rispettare.
sollecitiamo che cessino le ingiustizie ed è grazie a questo, per esempio, che siamo riusciti a reintegrare la prima vice commissario trans del paese nella Polizia Federale Argentina, che era stata sospesa semplicemente perché voleva essere quello che era. Sollecitiamo misure per costruire spazi di lavoro all'interno delle forze di sicurezza per le donne e gli uomini trans che vogliono poter realizzare il loro impegno e la loro vocazione alla cura del loro paese e dei suoi abitanti. Sollecitiamo perché non ci siano misure arbitrarie o discriminatorie in Argentina, cercando così di contagiare altre istituzioni del paese a seguirci su questa strada. Per questo motivo, nella lotta, nello sviluppo personale, nel desiderio, nel valore del merito, trovo una scusa perfetta per questo cambiamento di paradigma. È per questo che credo che ogni giorno sia un'opportunità per imparare e insegnare a convivere in perfetta armonia. È per questo che mi dedico a trasmettere il fatto che se si lavora sodo si possono raggiungere i propri obiettivi e che cosa è meglio per ispirare anche gli altri a brillare. Sono immensamente onorata di essere stata scelta per scriverti, Nicole, per dirti ciò in cui credo, ciò che sento, perché si possa trovare nelle mie parole un angolo di speranza quando la stanchezza ci fa abbassare le braccia e perché si possa trovare in me una persona con cui continuare a costruire insieme la diversità. Affettuosamente, Mara Perez Reynoso, titolare dell'area di diversità e non discriminazione del Ministero della Sicurezza Nazionale. Grazie, Mara.